si è tenuta questa mattina, presso la sala convegni del Castello Acquaviva d'Aragona di Conversano, il seminario del riordino delle province pugliesi, istituzione della città metropolitana di Bari. Il seminario, organizzato dalla Fondazione Magna Carta. Hanno preso parte al seminario l'avvocato Giuseppe Lodascio, sindaco della città di Conversano, l'avvocato Franco Gagliardi Lagala, comitato scientifico Fondazione Magna Grecia, il senatore Antonio Azzolino, sindaco di Molfetta, Roberto Garofoli, capo di gabinetto del Ministero della Fondazione Pubblica, Carlo Deodato, capo dipartimento Riforme Istituzionali, Ministero della Fondazione Pubblica. Ha concluso il seminario il senatore Gaetano Quagliarello, presidente onorario, Fondazione Magna Carta. Le riprese, il montaggio video, sono state a cura di Raffaele Prunella, info, sirioart@libero.it. Fare in modo di discutere responsabilmente con gli acquisire consapevolezza circa la questione della città metropolitana, dell'istituzione della città metropolitana, l'eventuale adesione dei singoli comuni e comunque cercare di dare un indirizzo unitario a quelle che sono le scelte dei comuni, un indirizzo che dia anche poi la possibilità all'interno dello statuto della futura eventuale città metropolitana di far contare la provincia, i comuni della provincia, quantomeno insomma, come di Bari, come la città di Bari. È una giornata importante perché tanti sindaci hanno aderito, quindi insieme alla Fondazione Magna Carta stiamo realizzando questo evento dove c'è il senatore Azzolini, che è il senatore Molfetta, che è presidente della commissione bilancio del Senato, ci sono due altri funzionari del Ministero della Funzione Pubblica che ci relazioneranno e quindi ci daranno davvero delle informazioni precise circa quelli che sono gli scopi della città metropolitana. Ok, grazie. Okay. Siate benvenuti, grazie per aver aderito a questo invito perché è un'occasione importante di confronto, un'occasione alla quale dimostriamo tra l'altro di avere voglia di lavorare insieme, di prendere a denti stretti il nostro territorio, di farlo con le maniere giuste, con l'approfondimento giusto e corretto. Ritengo che i sindaci in modo particolare e i loro stretti collaboratori abbiano una grande responsabilità in questo momento storico, quella di cavalcare un attimino quelle che possono essere divisioni politiche, ma quelle proprio di stare accanto ai propri cittadini e di fare del proprio meglio per far funzionare le cose. Siamo i diretti testimoni della sofferenza delle nostre popolazioni. Per cui la nostra deve essere una particolare attenzione, un'attenzione, come dicevo appunto, responsabile, senza dimenticare la dignità e la caparbietà che un sindaco e un politico in questo momento deve avere per fare in modo. Probabilmente l'animatore di questo incontro ha contattato personalmente tutti i sindaci affinché ci potesse essere un confronto su questa nuova normativa che cambia la prospettiva di molti comuni, soprattutto quelli laterali. Oggi ci sono, mi permetto anche di sottolinearlo, 17 amministrazioni comunali su 42 della provincia di Bari presenti, altri ci avviseranno durante lo svolgimento di questo incontro. Saluto il consigliere Deodato, il consigliere Garofoli per la loro presenza, saluto il professore Gagliardi Lagala per la loro disponibilità a
voler verificare sul statuto, su tutti voi sindaci, perché credo che abbiate a cuore più di ogni altro, insieme alle vostre comunità, di comprendere a fondo qual è lo scenario che si apre innanzi alle scelte delle comunità, innanzi alla prospettiva di futuro delle comunità della terra di mare. Io, quando ho letto la norma, mi sono fatto una domanda e credo che questa domanda possa anche essere un po' il centro del confronto di oggi. Ma rispetto al comune di Martina Franca, che ricade nella provincia di Taranto e che sarà accorpato ad altre due province, Brindisi e Lecce, ai comuni della città metropolitana, rispetto ai comuni della città metropolitana, che ho fatto per esempio con il mio paese, Castellano Blocco, tra questi due comuni ci saranno le stesse identiche prerogative, compiti e funzioni, o il comune che avrà la fortuna di ricadere nella provincia avrà qualche compito, attribuzione, competenza in meno rispetto a chi, non so se per fortuna o per fortuna, ricadrà nel territorio di una provincia e non in quello di un'area metropolitana.